Jack si gira. Ciao a tutti, spero mi sentiate da questo microfonino. E finalmente è arrivato per voi il video riguardante l'abbigliamento. Diciamo tutti e due o solo io? Beh, più o meno siamo vestiti quasi uguali, perciò considerate che lei magari ha qualche altro modello, ma siamo vestiti più o meno uguali. Allora, partendo dal pezzo forte di quest'anno, sono vestito anch'io tutto DOP, blizzard, sia pantaloni che giacca. Io uguale, pantaloni DOP, felpa DOP. Non ricordo però il tuo modello, magari li metto in sovraimpressione durante l'editing. Super consigliati, che sono molto idrorepellenti. Allora, devo dire che ero un po' scettico perché è considerato un po' la marca degli influencer per fare i fighetti su Instagram, però lei li ha usati tutto l'anno scorso, ho visto che tengono, come ha detto lei sono super idrorepellenti. Anche il culo resta, nonostante bello asciutto, siamo sempre col culo un po' per terra, ma resta bene. Perciò ho detto vabbè, li provo anch'io quest'anno. Per ora mi sto trovando da Dio, certo che è la prima sciata, per forza vanno bene. Però vedremo più avanti. Detto questo, passiamo allo strato inferiore. Dentro. Lo strato dentro, quello che non si vede. Siamo equipaggiati con sia io che lei, lo stesso paraschina, paraschina della Decathlon. Rimettiamo la foto. Rimettiamo la foto, video anche qui in sovraimpressione. È una figata perché con il calore del corpo si allenta, diciamo, vi segue bene le forme della schiena. Però nel momento in cui andate a impattare su qualcosa, almeno io tutte le botte che ho preso non ho sentito nulla. Si sta da Dio e non mi accorgo neanche di averlo addosso. L'unico difetto è che pesa un pochino. Però la Decathlon ha fatto un modello leggermente più leggero, adesso l'abbiamo visto l'ultima volta che siamo andati. Secondo me è ancora meglio, ovviamente non lo cambio per una questione di qualche 100 grammi forse. Anch'io gli ho trovato un difetto, nel senso che a me si alza tanto, infatti qua ce l'ho molto alto. Non si stavo facendo così come fosse una telecamera. Mi continua... Sì, a lei continua ad alzarsi. Un po', cioè, sì, mi si alza. A me in realtà non è mai capitato, forse è questione di stringere di più la fascia che ha qui. L'ho stretta io la fascia adesso. Non è neanche la fascia e ti lamenti perché ti sale il paraschiene. Ecco. Ah, c'ha la coda, questa è la fascia da mettere e lei c'ha la coda, vabbè. Ha la coda come i Saiyan perché guarda mi Dragon sentivo, Ball. Mi sentivo comodo. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Let's go! Ricominciamo con il video? No. È d'accordo? Sempre riguardo le protezioni, siamo equipaggiati con due paraculo diversi. Il suo penso che sia uno di quelli scrausi di Amazon, però comunque se va bene, va bene. Il mio invece mi è stato regalato dal mio amico mantovano. Ancora le prime uscite. O meglio, mi è stato prestato, poi regalato, grazie Alessandro. Sinceramente non ricordo neanche di che marca è, non so neanche se esiste più. Perché... Penso sia sempre della Decathlon. No, no, non è della Decathlon, è qualcosa di diverso, poi ve lo metto, però non credo esista ancora. Passiamo poi alle ginocchiere, perché abbiamo protezioni ovunque. Ancora Decathlon, noi siamo amanti di Decathlon, dovrebbero sponsorizzarci. Sì, esatto, solo perché costa poco la roba. Costa poco ma è anche buona, perciò ci sta. Si sta veramente da Dio, non mi accorgo neanche di averla addosso, ma le metto sopra la calzamaglia. A volte scendono un po' anche quelle. Sì, però basta fare un po' così, salgono. Anche di queste, come il paraschina, hanno fatto un modello nuovo che hanno la cernierina laterale. Sinceramente non le ho comprate perché non mi ispirano molto, preferisco queste. Poi una volta che si allentano un po', che vi seguono bene il ginocchio, secondo me van da Dio. Quelli là ci stanno guardando come fossimo dei matti. Cazzo vuoi, no? Sì, lo siamo. Ah, scusate, no, telecamera. È inutile che guardi perché sei vestito tipo me. Hai rotto il cazzo. Ok, si è spenta la GoPro. Cioè, una GoPro, cosa possiamo aspettarci? È già tanto che esista ancora. Ci siamo dimenticati di dire che il mio paraschiena ha la stessa... Sì, paraschiena. Che il mio paraculo ha la stessa tecnologia del paraschiena. Anche se sono gomme diverse, comunque il concetto è di gomma morbida che poi durante l'impatto si... Che poi durante l'impatto si rigidisce. Amici. Amici che ci salutano. E... Collega che ci saluta. Per quanto riguarda il casco, invece abbiamo due caschi diversi. Lei ancora della Decathlon. Il mio l'ha cambiato, ora è un Mod 1 della Oakley, si chiama così, penso di sì.
accompagnato da una mascherina sempre Oakley Line Miner, e per lei invece una mascherina della Madonna del Red Bull nuovissima by Verstappen. Ok, invece lo strato, diciamo, dell'intimo tecnico è composto da mutande. No, dai, lo strato sopra. Maglie, pantaloncino termico, ovviamente sempre Decathlon, cioè, già lo sai. Già lo sai. Invece per quanto riguarda gli scarponi, dovrei dare per scontato che avete visto il video precedente a questo, però comunque lo ripeto, abbiamo, o meglio abbiamo, io dei Foto, modello soft, lei ha dei Felix, sempre modello soft per step-on. Sotto calze. Calze, Zanti. Ovviamente, sempre, io sempre Decathlon, cioè. Tu, quello che non vedete è tutto Decathlon praticamente. Passa montagna. Guanti! Per quanto riguarda i guanti, abbiamo dei Level Halfpipe che hanno la figata di avere integrato un tutore parapolso che non è sopra, che stecca il polso e poi magari cadete e vi spaccate l'avambraccio, ma sta sotto, metterò per farmi capire qualche foto, ed evita la rottura del vostro polsino nella maniera migliore che si sono inventati finora. Secondo me vanno da Dio, poi magari anche quando vi appoggiate per terra vi assicuro che vanno da Dio. Sono anche questi molto impermeabili e hanno all'interno un altro guanto che fa da sottoguanto, quindi sono anche molto molto caldi. Esatto, sostanzialmente il tutore sta fra il primo guanto e quello esterno. Chiaramente il guanto sarà un po' più ciccioncello. Si può dire ciccione su Instagram o è body shaming nei confronti dei guanti? Non si sa. Bene, io penso che sia il momento di chiudere qui questo video perché vi sarete già rotti. Tanto questo fa parte di quei video che non vedrà nessuno. Sei dimenticato di dire che io ho il guanto normale. Tu hai La versione moffola. Ma sai che posso far vedere un attimo? Problemi da youtuber. Da finti youtuber. Dato che non sono frascichi, posso far vedere com'è fatto dentro. Si tolgono gli strap. Questo è il primo strato, è rimasto dentro il tutore, che è questo. Perciò primo guanto, tutore, che segue anche l'avambraccio. E vabbè, questo, sti cazzi, non lo metto, però avete capito. Tecnicamente, se avete caldo, potete togliere tutto questo, mettervi magari solo il tutore a contatto con la pelle, non consigliato, e mettere direttamente il guanto esterno. Per oggi è tutto, ragazzi. Se avete domande riguardo l'abbigliamento, domandate pure nei commenti, ma tanto metterò la lista di tutto il mio vestiario. In descrizione del video trovate tutto, ragazzi. Torniamo a sciare, che dobbiamo concludere il video che vedrete dopo di questo. E... Ciao, si spegne!